Buonasera e benvenuti nella rubrica di Hashtag Sicilia, libriamoci. Ospiti in studio oggi abbiamo Daniele Loportu, che è uno dei curatori di un libro intitolato La prima volta a Catania, diario intimo della città etnea, e Pasquale Almirante, Mimmo per gli amici, che oltre ad essere uno scrittore affermato, oltretutto le sue pubblicazioni le abbiamo sempre presentato in questo studio, è uno dei 20 autori di questo libro. Con Daniele Loportu, che assieme a Daniele Di Francia ha curato questa pubblicazione, iniziamo la nostra conversazione. Come è venuta fuori l'idea di sollecitare 20 personalità, tra cui scrittori, filosofi, di fare un racconto? Allora, questa è una collana di Edizioni della Sera che ha dedicato alle più grandi città d'Italia: Bari, Firenze, Bologna, Milano, Torino, e anche Catania rientra in questa collana, quindi l'editore ha dato l'incarico a me e a Daniele Di Francia. Daniele aveva curato già nel 2020 una pubblicazione analoga, sempre che fa parte di una collana nazionale, Catanesi per sempre, anche in quel caso dei racconti. Abbiamo messo insieme questa squadra di autori, alcuni sono di estrazione giornalistica, altri sono scrittori già affermati come Pasquale Almirante, alcuni alle prime armi, quindi è stata la prima volta in tutti i sensi anche per loro cimentarsi sulla lunghezza di un racconto breve che racconta appunto la prima volta a Catania. Questa è una prima volta reale, una prima volta virtuale, fra emozioni, ricordi, storia, cronaca. Alcuni racconti sono ambientati nel Settecento, un racconto è ambientato nel 43, proprio durante lo sbarco in Sicilia, con sensibilità, con un bagaglio culturale diverso, e questi 20 autori che adesso ricorderò appunto hanno raccontato questa loro città vissuta in modo molto, molto intimo, molto personale, che è un modo di raccontare se stessi ma anche di raccontare la città. Io vorrei ricordarli in ordine alfabetico: Pasquale Almirante, l'abbiamo già detto, Francesca Calì, Valentina Carmen Chisari, Daniele Di Francia, che è il curatore insieme a me, Simona D'Urso, Rosario Farace, Alessandra Fassari, Salvatore Massimo Fazio, Concetto Ferrarotto, Lina Gandolfo, Antonio Iacona, Giusilo Bianco, io appunto, Katia Maugeri, Pina Mazzaglia, Maria Grazia Miceli, Gaetano Perricone, Ruggero Sardo, Simone Toninato e Anna Maria Zizza. In alcuni casi si tratta di catanesi doc, in altri casi di catanesi adottivi, acquisiti, e c'è anche qualche scrittore proveniente, ormai naturalizzato catanese, come Gaetano Perricone, che è palermitano, ha trascorso buona parte della sua vita personale e professionale a Palermo, ma da 25 anni è catanese etneo a tutti gli effetti. Con Mimmo Almirante, che è autore di tanti libri, ne ricordo qualcuno: Immagine Sangono, poi Storia di una famiglia d'arte, Almirante, poi Il bandito e Margherita, e i vari racconti, tra cui quelli del barbiere e quelli della Piazza Grande. Mimmo, questo racconto contenuto all'interno di questa pubblicazione, di che cosa parla? Intanto devo ringraziare Daniele che mi ha invitato a partecipare a quest'altro esperimento, a quest'altro evento letterario, quindi gliene do merito e lo ringrazio. E poi giustamente la prima volta a Catania, di che cosa potevo parlare secondo te, tu che conosci, che hai seguito un po' tutte le avventure letterarie mie? Cioè del primo viaggio che faccio da Sangone, il nostro paese dove siamo cresciuti e dove abbiamo visto per la prima volta le stelle, il cielo e la natura, e l'arrivo a Catania. E quindi questo stacco enorme che c'è fra una realtà
contadina agreste nella quale ancora tutte le persone si conoscono, fraternizzano, hanno uguale sentimento, uguale affetti, uguali luoghi da condividere, e la città invece che già di per sé stessa, essendo grande, essendo costituita da molti abitanti, giustamente non riesce a contenere, quindi dilata sia le amicizie sia le conoscenze, eccetera. In effetti racconto questa differenza che c'è tra il Sangono, dove tutti ci conosciamo, dove tutti siamo amici, dove tutti parliamo, ci incontriamo, abbiamo uguali amicizie, e la città invece che la giungla della città. Diceva Bertolt Brecht, quindi siamo in una città nella quale appunto non ci si conosce, non si hanno rapporti di amicizia, eccetera. E quindi la mia prima difficoltà qual è? Quando vedo scendere la gente, una marea di gente dagli autobus, e fra di loro neanche si salutano, neanche si guardano, rispetto alla nostra realtà diversa. Ma non solo, quello che la città rappresenta, il mare, per esempio, di cui ho un'idea molto vaga rispetto ai mari nostri, del Frumentivo, del Papavero, e il latifondo che ondeggia sul vento, no? Le cui spighe ondeggiano sul vento, e quindi il nostro rapporto con la natura, che a Catania manca per motivi oggettivi. Insomma, questo descrivo in questo racconto. Daniele Loporto è un giornalista affermato, fra l'altro un esponente importante anche del sindacato dei giornalisti. Lei nel suo racconto di che cosa parla? Io parlo del mare e, stranamente, non avendo letto i racconti, perché non ho letto i racconti degli altri, c'è una similitudine che sottolineavo a Pasquale Almirante, perché lui paragona il campo di grano al mare, e io racconto la prima volta che ho visto il mare. In realtà è un falso storico, però faccio questa similitudine fra il mare e il campo di grano. Io apro una parentesi brevissima autobiografica: sono nato a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, fra colline e campi coltivati. In realtà sono cresciuto in realtà da Cicastello, perché già a 5 mesi vivevo da Cicastello, quindi il mare per me è stato il primo orizzonte, ed è stata una presenza sempre molto importante. In realtà, nel racconto, fingo di venire dal paese dell'entroterra a Catania e di vedere per la prima volta il mare, che lo descrivo in alcuni passaggi proprio come lo ha descritto appunto Mimmo Almirante. Poi il rapporto col mare personale mio è profondissimo, appunto, sicuramente scaturito dalla frequentazione, dall'immediatezza del rapporto che avevo ad Aci Castello. Paradossalmente Catania è una città sul mare, ma non una città di mare, e io, abitando anche a poca distanza dal mare, quando poi mi sono trasferito a Catania, il mare si vedeva sostanzialmente quasi solo d'estate. E forse questo sarebbe un argomento da approfondire, anche dibattito di politica locale e culturale da 20 o 30 anni, cioè che Catania riesca a riacquisire il rapporto diretto col mare, che viene invece allontanato dalla scogliera da una parte, dagli archi della marina e dal porto più a sud. Questo forse può essere un elemento da approfondire. Poi un'altra coincidenza, mi piace sottolinearlo, che in due racconti viene citato un grande attore catanese contemporaneo, scomparso qualche anno fa, nel racconto di Rosario Faraci e nel racconto di Ruggero Sardo, bravissimo presentatore e scrittore esordiente in questa occasione, quindi la prima volta anche per lui. Si parla di Gilberto Idone. Proprio nei giorni scorsi ricorreva il compleanno di Gilberto, che è scomparso nel 2018, e come dire, la sua presenza, appunto, citata da due autori in modo assolutamente indipendente in epoche storiche diverse, credo che sia anche un omaggio alla catanesità che Gilberto ha rappresentato nella sua arte teatrale, che ha portato, ricordiamocelo, in tutto il mondo. Quindi anche questo un omaggio non solo a Catania, ma a chi ha rappresentato con grande generosità, con grande passione, con grande competenza l'arte di Catania, e l'arte teatrale sicuramente fa parte del DNA dei catanesi. E poiché siamo in chiusura, vi chiederei a entrambi, dando un minuto a ciascuno di voi, di dire perché si dovrebbe leggere questo libro. Cominciamo con Mimmo Almirante. Beh, si dovrebbe leggere, secondo me, intanto la lettura in ogni caso va sempre bene.
E poi si dovrebbe leggere perché ci sono diversi modi di approcciarsi a questa città che per certi versi è straordinaria. Alcuni l'hanno paragonata, come d'altra parte nella letteratura e anche nella storia è raccontato, questa città che sempre rifiorisce nonostante per 9 volte sia stato, una volta il terremoto, poi le varie incursioni della lava. E quindi un libro che si dovrebbe leggere proprio per questo qua, per conoscere meglio questa città, per viverla, per descriverla e, come dire, per lasciare una traccia ulteriore nella storia della letteratura. Possibilmente anche per amarla. E sicuramente in funzione di un amore ulteriore per questa città che può dare tanto, ma secondo me ha dato poco rispetto alle potenzialità che ha, come diceva Daniele, che ha e che potrebbe diffondere proprio tutto fra i giovani, mentre vediamo nella cronaca che la città subisce ancora qualche angheria che non dovrebbe subire. Ecco. Questo libro secondo me ha una valenza emotiva, didattica e turistica, sintetizzo tutto in modo molto veloce, emotiva perché appunto i 20 autori sentono Catania come propria, la vivono come se fosse ed è la propria città. Turistica perché serve sicuramente anche per trasmettere l'essenza di Catania a chi la vive occasionalmente per brevi periodi e quindi può servire a valorizzare e a far emergere la vera realtà di Catania e poi anche dal punto di vista didattico, perché faccio un esempio banalissimo, io che sono molto attento anche alla storia di Catania più o meno recente, leggendo i racconti degli altri autori ho scoperto dei particolari sui quali non mi ero mai soffermato, dalla facciata del Teatro Massimo Bellini, che è un tempio della cultura non solo cittadina ma italiana, ad alcuni episodi, citavo prima la guerra, lo sbarco, il 1943, a un episodio storico, la prima resistenza in Italia contro i tedeschi, adesso è accertato storicamente, è stata compiuta a Mascalucia. E questa è storia moderna, storia che fino a poco tempo fa è stata assolutamente dimenticata e nascosta, credo che vada valorizzato, lo può fare anche tramite il racconto raccolto in questo libro appunto La prima volta a Catania. Grazie a Mimmo Almirante, grazie a Daniele Loporto, grazie a tutti voi e arrivederci al prossimo appuntamento.